Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, con il nuovo aggiornamento Fortnite, hanno implementato alcune cose molto interessanti anche su Fortnite Lego. Pertanto vi andrò a spiegare come ottenere i frammenti della fenditura e creare così le bus station, ovvero la stazione del pullman, per viaggiare più velocemente all'interno del mondo Lego. Quindi mi raccomando, vi chiedo di lasciare subito un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrizione al canale e campanellina attiva. Allora, come sentite in sottofondo c'è un rumore strano. Questo rumore strano è proprio una bus station. Allora, questa cosa qua penso che attualmente sia buggata e adesso vi mostrerò il perché e poi ci sposteremo per mostrarvi come fare il resto. Allora, innanzitutto, prima cosa che può tornarvi utile, non so se ve ne siete accorti, se voi andate nel menu e andate nelle impostazioni potete modificare i vostri precedenti villaggi, quindi potete mettere che potete anche volare se per caso prima non potevate, essendo un survival non potevi. Ora potete volare anche nei survival. Io l'ho messo solo per comodità. Quindi andiamo nella bus station qua e vi mostro una cosa. Attualmente, quando loggerete nel vostro mondo Lego, troverete questa lucina blu molto vicino al vostro villaggio. Andrete lì, ci sarà un NPC, triceratopo, mi sembra, che vi spiegherà un po' come funziona il tutto. Vi dirà che per ottenere una bus station, anche il progetto, dovrete distruggerne un'altra, ma vi mostrerò dopo come funziona quella parte lì. Attualmente credo che in survival sia buggata per un semplice fattore, che se voi per viaggiare dovete andare semplicemente su questa piattaforma qui, viaggio rapido, vi uscirà probabilmente se avete fatto il livello di Star Wars il villaggio, vi uscirà quello come destinazione, vi uscirà un conteggio alla rovescia che non va avanti. Quindi il dubbio è stato proprio che in partenza da e non c'è scritto niente. Quindi credo che sia buggato questo, perché questo punto di partenza non ce lo rileva, nonostante, come ben vedete, è qua. Ci rileva però quello dell'arrivo, che però, come vedete, è inutile perché il conteggio rimane fermo. Ho anche pensato che potesse essere 15 minuti, ma no. Comunque sia, l'NPC vi dirà che per costruire vi servirà della malachite, dei lingotti di ferro e quant'altro. Pertanto adesso io credo che questa zona qua sia tutto buggato attualmente, anche perché le bus station, se voi premete il tasto della mappa, dovrebbero avere questo riquadro blu. Come vedete, io in questo momento ho girato un bel po' la mappa e, considerando anche il villaggio di là, non ce n'è neanche una. Quindi credo che sia un bug, ma vi mostro ugualmente come farlo nella sezione sandbox. Quindi ci spostiamo in sandbox. Ok, come vedete ho appena creato un mondo sandbox completamente da zero e appena spawnato nel mondo, guardate già laggiù in fondo, c'è una stazione del bus. Adesso vedrete che anche in questo caso rimane buggata, ma vi mostro come sbuggarla. Ok, ci dirigiamo qui. Vedete che in questo caso ci rileva già l'avamposto del ribelle. Poi scegli destinazione, ma continuerà a non funzionare. Probabilmente perché non c'è il punto di partenza. Come vedete, in questo caso è spawnata anche lei. Se voi ci parlate, lei si siede sulla panchina, non sappiamo. Ah, è svanita direttamente. Probabilmente non voleva parlare. Comunque sia, ora per sbuggare questa cosa qua ci serviranno due cose. Allora, ripeto, ora lo sto facendo in sandbox per comodità, ok? Quindi andiamo su a prendere un bel piccone viola. Ok. E avremo già il progetto in questione della bus station, ovvero la stazione dei bus. La piazziamo qui. E vedete che adesso, se noi andiamo qui, risulta un numero 1. Di conseguenza, se io voglio andare all'avamposto ribelle, avendo ora la stazione del bus, facciamo un attimo da capo perché sennò si bugga. Stazione attuale, vedete che ora compare. Io vi metto che voglio andare qui, scegli destinazione, conferma e sali a bordo. 3 secondi e ci fa partire. Adesso torniamo poi subito indietro perché manca ancora un passaggio da mostrare. Ok, scendiamo dal pullman. Tanto sandbox può anche fare così. Come vedete, ci ha fatto andare in una bus station che dovrebbe essere quella dell'avamposto del ribelle, in quella zona lì. Ma se noi vogliamo tornare indietro, non ci lascia tornare indietro da qui, perché guardate un po'. Conferma essere a bordo, non funziona. Quindi credo che sia proprio buggato, di conseguenza bisogna rifare la stessa cosa di prima per tornare indietro. Quindi ricreare una bus station di queste, che sono leggermente più piccole in realtà, cioè non hanno tutto il contorno. Stazione del bus 2, vedete che ora mi esce in partenza da. Mettiamo come arrivo stazione del bus 1
e così facendo ci riporterà indietro. Io credo che questa cosa sia veramente un bug, anche perché questa bus station in teoria dovremmo trovarla in giro per la mappa proprio in questo modo qua, non in quello. Cioè dovremmo trovare ovviamente sia quella che questa qua. E adesso vi mostro la particolarità finale che vi sarà poi utile per completare la stazione dei bus, ovvero andiamo subito qui. Questa stazione qua più grande, voi non potrete romperla. Quindi, di conseguenza, non potete neanche crearla. Le uniche che potete distruggere sono queste qua. E per essere distrutte... Aspettate che abbiamo visita. Ok. Così ci siamo tolti lui che ci vuole dare fastidio. Come stavo dicendo, queste qua invece le possiamo distruggere. Guardate un po', vedete? Distruggiamo, prendiamo i materiali e adesso c'ho un sacco di ricette perché ho appena avviato il mondo sandbox, ma dovrebbe apparire anche che possiamo creare la ricetta per le stazioni dei bus. Vediamo un attimo. Eccola qua, stazione dei bus, ricetta sbloccata. Questo credo che ce l'abbia sbloccata per il semplice fatto che abbiamo il frammento di fenditura. Quindi questi sono i materiali richiesti, ovvero 4 lingotti di ferro, 6 di freddo pino, 2 lastre di malachite e 3 frammento di fenditura. Detto ciò, io spero che questo video vi sia stato utile anche a voi per capire come ottenere in teoria i frammenti di fenditura per poter così creare le stazioni di bus e viaggiare più velocemente all'interno del vostro mondo Lego. Mi raccomando, per ulteriori video guide e quant'altro scrivete tutto qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video o nella prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao!